Ciao a tutti, mi chiamo Rachele Somaschini e sono un atleta e in particolare un pilota di rally. Ho ereditato da mio papà la passione per i motori e la velocità in generale. Diciamo che la mia infanzia è stata un pochino diversa rispetto ad altri coetanei che poi sono diventati piloti, perché sono nata con una patologia grave che si chiama fibrosi cistica e quindi mai ci saremmo sognati che sarei diventata pilota, seguendo quindi anche le orme di mio padre. Poi pian piano crescendo abbiamo scoperto che una delle due mutazioni genetiche che io ho era un pochino più leggera rispetto ai miei coetanei, che quindi riuscivo a praticare gli sport anche ad alto livello. Così ho voluto provare a 18 anni a realizzare il mio sogno nel cassetto, che era quello di correre in macchina, e diciamo che dalla mia prima gara non sono più scesa. Ma un pilota di rally sicuramente deve avere un po' il coraggio, l'improvvisazione ed essere sicuro di quello che sta facendo, perché è sempre un imprevisto dietro l'altro. E io in realtà ho iniziato dalla pista correndo in macchina vicino a casa all'autodromo di Monza, e poi ho fatto tutto un trofeo mini challenge monomarca, e poi grazie a uno sponsor sono riuscita a realizzare quello che era un sogno, ovvero quello di correre nei rally, e così oggi sono qui al Rally di Roma. C'è tanto da realizzare ancora, sicuramente essere già qui oggi all'inizio di un campionato europeo non l'avrei mai detto, non l'avrei mai pensato, quindi sicuramente è un passo importante e spero comunque di riuscire a migliorare giorno dopo giorno e gara dopo gara soprattutto, e per poi ovviamente il sogno di tutti i piloti di rally ovviamente è andare a correre nel mondiale, quindi prima o poi speriamo di riuscire. Ma il Rally di Roma è sempre stata una delle mie gare preferite, proprio per la tipologia di gara che si avvicina molto a quelle che è la parte che più preferisco del rally, ovvero tanti imprevisti. Sicuramente giocare in casa, iniziare proprio dalla mia gara di casa, è un aiuto, perché se non ci fosse stata l'emergenza coronavirus avremmo iniziato dal Rally delle Azzorre, che è bellissimo ma molto lontano e molto diverso a quello a cui siamo abituati noi in Italia. Per me lo stop è iniziato già da subito, perché ovviamente avendo una malattia che colpisce i polmoni, diciamo che per noi il coronavirus poteva essere veramente una tragedia se fossimo entrati a contatto col virus. Quindi io da il 24 di febbraio, il giorno dopo il primo caso, sono andata, avevo questa casetta in montagna in un paesino di 30 abitanti, e lì è iniziato il mio lockdown, e l'ho passato ad allenarmi, comunque cercando di rimanere concentrata su quello che era l'obiettivo, ovvero quello di partecipare all'europeo. Da quando ho iniziato a correre ho creato questo progetto che si chiama Correre per un respiro, e adesso nell'europeo diventerà Racing for a Breath. Il progetto si preoccupa di sensibilizzare su una malattia che è molto diffusa ma rimane ancora oggi poco conosciuta, come la fibrosi cistica. Per chi non la conoscesse, è una malattia invisibile che colpisce gli organi interni principali e porta progressivamente all'impossibilità di respirare. Io ho 26 anni, l'età media ad oggi è di 40, quindi posso dire di essere più di una donna di mezza età, ma speriamo che sostenendo la ricerca anche con il progetto Corre per un respiro si riesca a innalzare quella che è l'età media di vita, che ad oggi è ancora troppo bassa. Ma la fibrosi cistica comunque nel mio sport da certi punti di vista mi penalizza, soprattutto nelle giornate molto calde, perché il nostro sudore è 8 volte più denso rispetto a quello di una persona normale, c'è molta concentrazione di sodio, quindi ci disidratiamo con facilità. Quindi questa è una delle principali problematiche, quindi bisogna cercare di fare una preparazione di gara, quindi idratandosi e prendendo i giusti sali e tutte le vitamine
vitamine necessarie e per comunque non avere problemi di svenimenti vari. E poi ovviamente ho la mia routine giornaliera, quindi che io vada a correre o che io non vada a correre, mi sveglio al mattino e devo fare le mie 2 ore di fisioterapia respiratoria e prima di andare a letto uguale. Quindi sicuramente questo è penalizzante dal punto di vista del tempo libero a disposizione, e riesco a volte a farlo anche mentre dormo, quindi soprattutto nelle gare molto impegnative, per risparmiare un pochino di tempo riesco a fare questo. Ma io credo che l'essere donna in un mondo prettamente maschile come quello del motorsport non sia colpa di nessuno, ma semplicemente cultura. Quindi quando ci sono 2 bambini piccolini, alla ragazza viene regalata una bambola, al ragazzino viene regalata la macchinina. Quindi io non ho mai giocato con una bambola, da sempre sono sempre stata attratta più dalla velocità, dalle macchine, e sono cresciuta così, con la passione. Però noi siamo un equipaggio totalmente femminile, perché ci piace comunque far vedere che è possibile star davanti ai ragazzi e comunque fare la nostra parte come qualsiasi equipaggio. Se qualcuno vuole sostenerci o avere maggiori informazioni, potete farlo sui miei social, quindi Instagram, Facebook, Rachele Somaschini, oppure sul sito. Se volete acquistare un gadget racing che abbiamo creato appositamente, andate sul sito correrperunrespiro.it e ci sono tantissimi gadget che vi aspettano.